Dove l'hai provata la Yeti? Pari, 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 vai, vai, vai. Eccoci qua, abbiamo provato la Yeti, la SB160E, bicicletta che ha generato scalpore nelle ultime 2 settimane perché è stata presentata come una bici rivoluzionaria e quando è stata testata dalle varie testate giornalistiche hanno messo in evidenza quello che è realmente il progetto Yeti, quindi un qualcosa di diverso rispetto alle altre bici. L'ho usata in questo fine settimana purtroppo con tempo di merda praticamente, perché ha piovuto sempre, diluviato. Non avevo tanto feeling, ovviamente bici nuova, bici costosa, stare molto attenti a non rovinarla. Però posso dire che la primissima impressione è stata quella di un qualcosa senza limite, nel senso che si ha veramente la percezione di una bici che aiuta tantissimo nel oltrepassare l'ostacolo. Ovviamente classica salita, scoglietto, bagnato. Spettacolo. Trazione della Madonna. Mai provata una bici del genere. Si può fare un paragone azzardato dicendo che la bici è una bomba stabilissima, potrebbe essere una Mondraker, potenzialmente ha la maneggevolezza di una Santa Cruz, di una Rocky Mountain. Quindi è una bici tutto fare, uno schiacciasassi vero e proprio, ma molto molto agile. Hanno adottato il motore Shimano, probabilmente perché essendo più piccolino veniva molto più integrato nelle rifiniture, che sono incredibili. È una bicicletta curata sotto tutti i minimi dettagli, veramente, ovviamente full carbon, pesa un pochettino sull'anteriore, nel senso che con una batteria da 630 Shimano, che è bella lunga, il peso è sì bello equilibrato, bello centrale, non si avverte il peso della bici in modo eccessivo, non è così diciamo facile da tirar su come potrebbe essere una Pivot, che rimane secondo me ancora uno dei punti di riferimento a livello di peso e autonomia e guidabilità in giro per i vari sentieri. La cosa che sembra strana, nella seconda giornata, magari usandola un po' di più, ho avvertito proprio la stranezza in positivo della pedalata, che anche in salita riesce a trasmetterti una forza dal centro bicicletta in avanti, quindi si passano gli ostacoli quasi senza preoccuparsi dell'anteriore e vieni quasi spinto dalla tua pedalata in avanti nel passare l'ostacolo. È un effetto che è un po' strano, però se ci si fa caso facilita molto il passaggio dell'ostacolo in salita, e rimane sempre ferma la bicicletta. Questa cosa la senti bene in salita dopo un po' che ci pedali, perché ci fai caso che la bici è sempre bella pa, 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 ferma, però sembra che ti porti in avanti. La posizione in sella è spettacolare,
perché si rimane belli dritti, centrali, e questo forse aiuta quella sensazione di possibilità di passare qualsiasi tipo di ostacolo, e si avverte tanto in discesa. È molto divertente in discesa. In discesa si può fare veramente quello che si vuole. Si può andare piano, si può andare forte, ma comunque qualsiasi cosa c'è davanti viene passata con una facilità estrema. Abbiamo fatto anche un pezzettino tecnico, ma anche andando giù con il diluvio, l'acqua, tarature non perfette, tutto quello che vuoi, sono arrivato giù bello tranquillo, a certi punti anche seduto sulla sella per vedere proprio come passava la bicicletta, ed è impressionante. Ovvio, 6,30 di batteria Shimano pesa, autonomia è quella che conosciamo tutti. Sono rimasto colpito a bici spenta e sono arrivato fino al paese dove dopo cominciano i trail senza il motore. Non andando piano, sono riuscito a stare proprio lì tranquillamente, in quelli col Bosch acceso, e io ero spento. Mai provato su nessuna bici. Sistema Sixfinity è da provare e riprovare. In 2 giorni è molto difficile dare tutti i plus che può avere questo sistema. Sono convinto che hanno fatto un qualcosa di rivoluzionario, perché già in 2 giorni si avverte una differenza rispetto alle altre bici. Vabbè, poi la bici che ho provato, sospensioni top. Non ho potuto provare il sistema a variazione della compressione dell'ammortizzatore, perché nella bici test non avevamo le piastrine per modificare, per capire, e comunque non avrei avuto tempo. Però, ragazzi, da novembre, dicembre, qualche bici arriva, e sicuramente qualcosa riusciremo a fare ancora. Intanto guardatevi queste bellissime immagini di una bici spettacolare, e complimenti a Yeti, veramente tanta roba, e grazie ovviamente a DSB che ci ha messo a disposizione la bici. Iscrivetevi al canale e dai, che più siamo e meglio è. Attivate i vari mi piace e campanelle, e alla grande. Guardalo, guardalo! Qua Piero, dai! Thank you.
Dio buono! Se spassè, se spassè! Che è successo? Se scassè, eh? Pari, 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 vai, vai, vai! Dove l'hai provata la Yeti? Oh, 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 oh. Vai, vai! Vai! Attenzione il Pier! Dai, Pier però, porca troia! Non ce l'ho, non ce l'ho! Ho capito che non ce l'hai! Non ce l'ho più, basta! Oh! Ma tutta la bici. Ma tutta la bici. Paura. Ciao. Ciao. Ciao.